Le operette morali sono una raccolta di 24 brevi opere in prosa, di cui il titolo operette, di forma dialogico-narrativa, che contengono riflessioni di carattere morale, cioè sul comportamento dell'uomo, sul suo agire pratico e sui problemi classici della filosofia morale. Composte nel 1824, le prime 20 operette escono nel 1827 e nel 1834 viene pubblicata una seconda edizione accresciuta di 5 nuovi testi composti tra il 1825 e il 1832. Il tratto distintivo dell'opera e al contempo la sua originalità consiste nella varietà. Varietà che è innanzitutto assenza di sistematicità. Le operette morali sono prose filosofiche in cui Leopardi espone il suo pensiero attingendo al vasto materiale dello Zibaldone. La materia è filosofica, ma non siamo di fronte a un trattato, cioè a un'opera organica e sistematica, bensì a una serie di riflessioni accomunate da nodi concettuali ricorrenti che trovano espressione nella forma del racconto fantastico e satirico allo stesso tempo. Varietà è poi varietà dei generi e delle forme. Nelle operette i dialoghi si alternano a brevi trattati e a narrazioni. Non mancano le prose liriche, come l'Elogio degli uccelli, i monologhi, come il Cantico del Gallo Silvestre, e le raccolte di aforismi, frasi brevi e paradossali, come i detti memorabili di Filippo Ottonieri. La varietà si traduce inoltre in molteplicità di personaggi. Entrano in scena gnomi, folletti, un surreale gallo silvestre, la moda e la morte, personaggi storici e mitologici. Per quel che riguarda i modelli di riferimento, le operette si rifanno ad una duplice tradizione. Da una parte a quella classica del dialogo platonico e dei dialoghi satirici alla maniera di Luciano di Samosata, un autore greco del II secolo d.C., che aveva utilizzato la forma dei dialoghi di Platone piegandola a livello di commedia satirica. Dall'altra, la tradizione moderna del conto o racconto filosofico illuminista. Il collante che tiene insieme tutte le varie prose che compongono le operette è una visione radicalmente materialista dell'esistenza umana, contraria a qualsiasi forma di idealismo e di provvidenzialismo. Le operette sono quindi un'opera controcorrente, perché Leopardi mette a nudo l'inconsistenza dei miti dell'età contemporanea, il progresso scientifico, sociale ed economico, l'ottimismo e la fiducia nel destino dell'umanità, la fede in Dio, nella ragione, nel progresso e nell'uomo.